muore. Vedrai che dopo tanto tempo ti sembrerà tutto diverso. Starò così poco. Magari ci vediamo tutti. Ciao. Amore, come stai? È andato bene il viaggio. Identico a Nato, uguale, e sei ancora un ragazzino. Tu ti ricordi di me, non è vero? Sì, sì. Sai quanti anni sono passati? Sì, mi scusi, ma... Come sta tua madre? Bene. Lavora sempre? Sì. Aveva da fare, per questo non è venuta al funerale? Sì. Immagino che anche tu fossi impegnato, vero? Comunque al funerale c'era un sacco di gente, un mare di persone. Anche se ormai erano anni che lui non vedeva più nessuno. Ti aspetto qua, non ci vengo da lui. Te l'ha data tua madre questa idea? Non c'entra niente mia madre. È che io non me la sento. Adesso non te la senti neppure di dire una preghiera sulla sua tomba. Non hai detto che eravate un mare di persone a pregare? Tutto quanto il copione di Marta, tutto quanto, lo sanno tutti, sai la pazzia che sei venuto a fare. Sentiamo, quale pazzia? Ah, lo sai benissimo, quella di vendere la casa e di lasciare tutto il ricavato a quella famiglia di porci. Dovevate farlo voi 14 anni fa. Ma tu almeno lo sai chi sono loro? Hanno perso una figlia per colpa sua. Una ragazzina di 16 anni. Tu non sai niente di quella storia. Sai quello che ti ha raccontato tua madre e basta. Non la sai la verità. Ah, io non so la verità, zia. Non c'è stato un giorno in tutti questi anni che non ho ripensato a quella storia. Non c'è un minimo particolare a cui non abbia ripensato ogni giorno. No, Irving, tu non sai la verità e basta. È questa. È nuovo di qui? No, ci sono nato. Pronto? Sì, ciao, sono in albergo. Sì, è venuta. Già, una serata isterica. No, non sai quello che mi ha detto. No, mamma, non te lo immagini davvero. Sì. Ma sì, ho capito. Sì, certo che ci vado. Sì. Sì, poi ti telefono. D'accordo? Bene, ciao mamma. Salve. Sono Irving Crosley, ho un appuntamento con l'avvocato Stone. Posso vederlo? Sicuro che è per oggi. Sì, certo. Oh. È arrivato il signor Crosley. Bene. La riceve subito. Grazie. Può sedersi? Mi dispiace per suo padre. È suo? Sì. È carino.
Irving, vediamo un po' se ti ricordi che cosa ti ho insegnato a fare. Ad andare in bicicletta. Ad andare in bicicletta? E i tuoi che non volevano, avevano troppa paura. Già. Sei fortunato. Abbiamo rifatto proprio quest'anno la camera degli ospiti. Grazie, ma mi sono sistemato in albergo. Oh, che peccato. Ma almeno a cena ci vieni? Mm-hmm. Le chiavi. Arrivederci. Questi stronzi si sfragellassero contro un muro, accidenti. Torniamo, non credo che sia così importante che io controlli tutto. Senti, una cosa, prima devi riceverla, devi sapere di averla, poi puoi farne quello che vuoi, questa è la legge. Ah, ciao, Lee. Ciao. È il figlio di Nat? Sì, è lui. Salve. Buongiorno. Si è sparsa in giro la voce che vuoi vendere tutto per risarcire la madre di quella poveretta. Beh, gli amici di tua zia non sono entusiasti dell'idea. Lei pensa che sia giusto o no? Ma io so soltanto che quella ragazzina è morta. E che adesso è morto anche tuo padre. Credo che tu stia facendo la cosa migliore per chiudere la faccenda per sempre. Attento a dove metti i piedi. Ci sono degli scalini rotti. Allora, cosa provi? Niente. Non ce la faccio a entrare là dentro, ho voglia di andarmene. Ma non puoi. Almeno un'occhiata gliela devi dare. Vieni. Casa tua adesso. Strano, non credo che abbiano già tolto la corrente. Negli ultimi anni non ha fatto entrare nessuno qui dentro. Tuo padre stava chiuso qui, solo come un cane. Quanti libri. Abbiamo dato l'incarico a quelli della biblioteca di catalogarli. Almeno così sappiamo quanto valgono. Ti pare? Non ne aveva così tanti quando eravamo qui. Ricordavi così questa casa, vero? No. Era magnifica quando c'era qui tua madre.
Qui non hanno ancora aperto, c'è un odore. E pensare che gliel'ho detto una settimana fa a quegli stronzi. Ecco che cos'era. Ma tu guarda, quelli dell'ambulanza potevano almeno dare una ripulita, no? Buon viaggio. I tuoi genitori dormivano qui, vero? Non è cambiato più niente qui dentro, da quando tu e tua madre ve ne siete andati. Era la tua stanza? Sì. Quanti anni hai vissuto qui? 9. In garage ci deve essere ancora la vostra vecchia automobile. Vuoi darle un'occhiata? No, grazie. Pronto? Irving Crosley? Sì? Sono un vecchio amico di suo padre. Abbiamo insegnato al liceo assieme molti anni fa. È bello che un figlio cerchi di riparare le colpe del padre. Mi scusi, potrebbe dirmi il suo nome? Non serve. Vorrei solo metterla in guardia. C'è qualcuno che ha le prove che quella Glenda Mallory non è morta. Senta, prima di continuare dovrebbe dirmi il suo nome. In questo momento non le serve a nulla sapere chi sono. Io la sto aiutando a evitare di buttare via tanto denaro. Si ricorda? Ne ho abbastanza. Mi scusi. Ben arrivato, Irving. Salve. Felice di rivederti. Grazie. Lei è Barbara. Ah. Era molto amica di tua madre. Te la ricordi? Piacere magari di vederla. Certo che si ricorda. Mica siamo cambiati. Grazie, che pensiero gentile. Accomodati. Vieni, figliolo. Hai avuto problemi ad arrivare qui? No, il taxi l'ho trovato subito. Ah. Sai, Barbara, ha preferito l'albergo alla nostra stanza per gli ospiti. Oh, ma perché? Saresti stato benissimo da noi. Irving, siediti. Sì. E lì a capotavola, come al solito. Ah, Nora, vi siete già conosciuti, vero? Sì. In ufficio. Buonasera. Buonasera. Oggi ho dimenticato di presentarvi. Che figliola grande abbiamo, eh? Non ci crede nessuno, ci scambiano tutti per sorelle. Ci credo. E che effetto ti ha fatto, dopo tanti anni, rivedere quella casa? Ah, terribile. Lo credo, dopo quello che tu e tua madre avete passato lì dentro. In tutti questi anni tuo padre non l'avevi più visto? Beh, una volta è venuto a Chicago quando mi dovevano operare alla schiena, sì. E la seconda volta credo che sia venuto per far firmare a mia madre delle carte del divorzio. Poi non lo abbiamo più visto. È vero che Marta non si è più risposata? Sì. Perché? Una donna così bella. Forse perché voleva... voleva continuare a odiarlo. E a non perdonargli niente. Neanche per un attimo. È davvero terribile quella cosa che hai detto di tua madre. Che non si è mai risposata per poterlo continuare a odiare. Io credo che sia la verità. Cosa sai di quella ragazza? Glenda Mallory? Sì. Beh,
che era una delle allieve di tuo padre. E poi? So quello che sanno tutti. Che la madre di lei venne avvisata da qualcuno che Glenda andava a casa a trovare tuo padre quando era solo. Lei aveva solo 16 anni e tuo padre 40. E allora fu avvisata la polizia. E qualcuno insinuò che era incinta. E addirittura che aveva cercato di abortire. Dovevano farle un esame medico, ma il giorno prima si è uccisa in quel modo orribile. Per quanto ne so io, però, qui la gente racconta altre cose. Vennero da tutte le parti per cercarla. Dave, il padre di mio figlio, era nel gruppo di quelli che perlustravano le ferrovie. È toccato a loro trovarla. Betty Sarnoff può dire quello che vuole, ma la verità è solo questa. Chi è Betty Sarnoff? Forse era ubriaca, ma 2 anni fa una trasmissione televisiva ha detto che Glenda non è morta, che lei l'ha vista. Era la compagna di banco di Glenda, allora. 14 anni fa. Credo che adesso faccia l'estetista da qualche parte. C'è una luce accesa. Sì, deve essere stato oggi con tuo padre. Beh, che fai? Non vai a spegnere? Non me ne frega niente. Dai, dammi le chiavi, ci vado io. Ci mancherebbe, scherzi. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Chi ti ha fatto entrare? Guarda che questa è casa mia. E perché dovrei crederci? Sono Irving Crosley. Lavori per la biblioteca? Come hai fatto a entrare? Avevo le chiavi. Comunque hai dimenticato la porta aperta. Scusami, è perché ho molta fantasia. In che senso? Ecco, sono molto distratta. Mi chiamo Sybil Forrest. Così tu saresti suo figlio. Non è un po' tardi per venire a lavorare? Non lo sanno che vengo qui di notte. Altrimenti questo lavoro non me lo davano mica. Vedi, il fatto è che io di giorno ho l'università. Loro pensano che sia già laureata. Ma io mica potevo perdere questa occasione, no? Perché no? Beh, a casa mia... Cosa? Niente. Non so se è bene che te lo dica. Vedi, è che per tutta la mia infanzia la storia di tuo padre con quella Glenda Mallory è stata come oggi le telenovela, ma forse anche di più. Mia madre diceva che sul suicidio di lei c'era qualche cosa che non era chiaro.
Ogni giorno immaginavo una storia diversa. Ma dov'è il telefono in questa casa? Non c'è più da un pezzo. Mio padre lo fece togliere molti anni fa. Credo perché ricevesse delle telefonate anonime. Allora si vede che poi ci ha ripensato. Certe notti sono sicura di averlo sentito suonare. Da qualche parte, forse di sopra. Sai, una sera ho provato a salire, ma anche con la pila accesa non ho avuto il coraggio. È impossibile. Qui non c'è nessun telefono, lo avremmo saputo. Allora, ciao. Sono felice di averti conosciuto. Ciao. Mi sono avvicinato da dietro e le ho fatto. Come la mettiamo? Non ci siamo già visti da qualche parte. Nora. Ti vengono ancora a sedere di fuori. Ci hai messo un sacco di tempo. Finito il turno, passiamo da Benny. Se ti va, beviamo qualcosa. Va bene, forse dopo ci passo. Cerca di non andare troppo in giro. Lo sai che può essere pericoloso. Vediamo domani. Sì, a domani. Non ti dimenticare i documenti. Stai tranquilla. Lo so, forse ti arrabbierai, ma mi piacerebbe se tu salissi. Entra. No, non accendere. Ce l'hai la ragazza? No. In questo momento no. Purtroppo la signora Mallory non sta molto bene. Il dottore le ha vivamente sconsigliato forti emozioni. Così ha mandato suo figlio Greg al suo posto. Greg ha portato una delega della madre. Per quanto mi riguarda, sembra tutto a posto. I documenti dovrebbero essere pronti domani, così potrai firmare e tornare a Chicago. Tu e tua madre eravate diversi. Voi non siete di quella razza di bastardi, di lui e di sua sorella. Con quella porcata tuo padre ha costretto Glenda a fare quello che ha fatto. E ha rovinato per sempre la mia famiglia. Beh, io sono onesto. E devo dirti una cosa. Lui adesso è morto. Ma io ho pregato che morisse notte dopo notte per questi 14 anni. Ora però suo figlio sta cercando di riparare. Con questa donazione a tua madre, Irving rinuncia a una cifra che farebbe gola a moltissime persone. Mia madre ha perso una figlia. Quei soldi non gliela daranno indietro viva. Così non l'ha portata sua madre, vero? Ma... e tu come lo sai? Oh, tu non ti preoccupare. Non ha fatto venire la madre, perché sa benissimo che quella poveretta che hanno trovato sui binari non era sua figlia. Altrimenti, perché l'avrebbero sepolta così...
in pochissime ore senza nessun accertamento. Lo so, zia, tu non vuoi che io venda quella casa e non vuoi che gli dia quel denaro. Solo di questo ti importa. Sai perché Greg ha fatto chiudere sua madre dentro quell'istituto di suore? Perché da un po' di tempo si era messa a raccontare in giro delle cose strane. Venite, di qua. Grazie per averci ricevuto. Figurati. Sembra buon rendere, però, eh? Tieni, è pronto. Ecco, l'ho trovato. Grazie. Sedetevi. Grazie. Rich, possiamo stare qui, vero? Certo. Però questo nastro è di 2 anni fa. E con l'umidità di qui sotto si sarà un po' rovinato. Dovrebbe essere questo il punto. Vediamo. Beh, ce l'hanno tanto con noi, poveracci, però... Le cose vere, quelle segrete, quelle dove bisognerebbe dargli l'ergastolo, neppure voi della TV avete il coraggio di renderle pubbliche. Così quello, invece di farsi 20 anni di galera, ha aperto altri 2 locali in Harrison Street. E la storia di Glenda Mallory? Beh, se non è uno schifo quello... Vuole dirci di più? Glenda Mallory è viva e io l'ho vista. In carne e ossa. È viva come me e lei. Si riferisce a quella ragazza che fu coinvolta in quello scandalo? Mi riferisco a Glenda, la mia compagna di banco. A quella che hanno raccontato che si è ammazzata buttandosi sotto il treno e che la madre e il fratello stanno facendo tutte quelle cause contro i Crosley chiedendo non so quanti soldi. Beh, Glenda è viva e l'ho vista con questi occhi qui. Sono andata a raccontarlo alla polizia e loro, invece di ringraziarmi, hanno ritirato fuori la storia di certe tasse che non ho pagato per il mio salone di bellezza. Se l'ha incontrata, le avrà anche parlato? No, non le ho parlato. Ma anche se sono passati 12 anni, l'ho riconosciuta perfettamente. E lei ha riconosciuto me. Infatti è scappata. E non potrebbe dirci dove e quando è avvenuto questo incontro? No, non dico più niente. Ha paura di qualcosa? Non ho paura, ma non dico più niente. Sì, risulta, la dovevano seppellire qui. Ma sì, certo, ora me lo ricordo. Se non sbaglio, riportarono il corpo della ragazza da un paese del nord, aiutatemi, da Rockford? Da Clinton. Ah sì, da Clinton. Si era andata ad ammazzare là. Ricordo che c'era la fossa pronta. È stata la prima volta che papà mi ha fatto usare lo scavatore. Ero un ragazzino allora. Poi invece all'ultimo momento i parenti hanno cambiato idea. L'hanno portata in un cimitero dalle parti di Peoria, dove c'era sepolto il padre. E non sai il perché? No, ma potete chiederlo al fratello, oppure anche alla madre. Credo che lei stia dalle suore, proprio qui vicino. Grazie. Mi dispiace. Grazie. Pas visiter la Sainte-Chapelle. Elle menace ruine. Et on nous a obligés à la fermer. Non, non è per la cappella. Dice che è pericolante. Vogliamo parlare a una persona che vive qui. Comprenez-vous? Les sœurs sont aux offices. Elles ne peuvent pas. No, non è una sorella. Alloggia qui, ma non è una suora. Ruth Mallory. Vorremmo parlare con la signora Ruth Mallory. Un moment, s'il vous plaît. Non sapevo che capissi così bene il francese. Madame Ruth Mallory è malade, très malade. Elle regrette beaucoup. Dice che è malata. No, se può dirle che sono Irving Crosley, il figlio di Nat Crosley, e che è importante. Elle regrette. È evidente che il figlio non vuole che la veda e che la malattia è una scusa. Io prima di domani mattina, prima di firmare quelle carte, devo assolutamente scoprire perché la mia è nascosta. Come pensi di fare? E se Glenda Mallory fosse davvero viva? Se è viva e non si è suicidata, si spiegano un mucchio di cose. Ma se ti ho detto che il mio ragazzo era con quelli che hanno trovato il corpo di quella poveretta? Sì, ma dove? A più di 40 miglia a nord da qui e in che condizioni? Irriconoscibile, è così o mi sbaglio? Invece è stata identificata. E dov'è il suo corpo? Glenda Mallory ha scritto una lettera il giorno che è scomparsa. Ammettendo di essere disperato. Sì, lo so, ma non parla assolutamente di suicidio.
Pronto? So che hai cercato di vedere mia madre. Beh, sì. C'è qualche problema? No, è solo che ho ripensato a tutta la faccenda, Greg. Non ti fidi di quella delega? Non credi che sta male? Ma sì che ci credo, solo che... Lo sai, questa donazione è soprattutto per lei. È per... per cercare di trovare pace, noi e voi. Prima di ripartire mi piacerebbe vederla. Ti hanno raccontato di aver visto Glenda viva? Qualcuno ti ha detto di quella Betty Sandoff? Sì. Stavo venendo al tuo albergo. Ciao. Per fortuna che ti ho visto. Sto andando a firmare un documento con il quale mi libero di tutto. D'ora in avanti qualunque problema riguardi quella casa non è più mio. C'è l'avvocato Stone. L'ho scoperto stanotte. Era nascosto dietro uno scaffale, in una nicchia. Qualunque cosa sia non mi interessa. Solo un'occhiata. Beh, che c'è di strano? Nulla. Infatti è un libretto normalissimo. In chissà quante case americane c'è un libretto del genere. Ma non nascosto così bene. Tutto qua. E io chissà che cosa immaginavo. Mio padre, dopo la morte di quella ragazza, ha avuto molti problemi, moltissimi sensi di colpa, capisci? Tieni, riportalo dov'era. Sfoglialo. Ti ho detto che non mi interessa. Dai, sfoglialo. Glenda nella luce. Glenda ride molto. Glenda oggi non viene. Mi scusi. Grazie. Qui. Glenda mi racconta delle sue amiche. Non è strano? Non così tanto. Lui probabilmente era completamente rimbambito per quella. Si sarà sentito ritornare come ragazzino. È come una specie di diario. Per questo l'ha nascosto così bene. Qui dice che questa sera non è venuta e che domani spera di vederla ancora. Non mi sembra poi così strano. Sì, invece, se... Quando scrive queste cose la donna che ama è morta da più di 10 anni. E tu come lo sai? Leggi quando è stato stampato. 3 anni fa. Giugno 87 a San Francisco. Ecco, questi sono i numeri usciti nel 77, primo e secondo semestre. Grazie. C'è da firmare la richiesta. Serve qualcos'altro? No, grazie. Sei Irving Crosley. Io sono Danny Benton. Piacere. Tu eri in classe coi fratelli Tyler, Ben e Fred, vero? Sì, mi sembra di sì. Irving, quando hai fatto, non importa che stai a riportarmeli, basta un fischio e vengo a riprendermeli io. Sto là in fondo, ok? Ok, grazie.
trovato qualcosa? È la tua ragazza? Mm-hmm. Può essere come pensa Sybil. Lei è convinta che non solo tuo padre fosse molto innamorato di quella Glenda, ma che anche lei lo era moltissimo di lui. Così assieme avrebbero organizzato tutto. Tutto cosa? Beh, dopo lo scandalo, la cosa fra loro non poteva continuare. Li avevano tutti quanti contro. Così hanno organizzato la sua sparizione, la sua morte. Era tutto finto. Lei scrive la lettera disperata e poi sparisce. Così in questo modo possono pensare di tutto, ma soprattutto al suicidio. E come previsto, la prima cosa che pensano è che lei si sia gettata nel fiume. Sanno che non la troverebbero mai, però lo scandagliano per chilometri. Fortuna vuole che dopo 3 giorni trovino quella poveretta sulle rotaie. Meglio di così non poteva andare. In un solo colpo si sono liberati di tutti. Di tua madre, di te e dei parenti di Glenda. Sybil non avrebbe mai avuto il coraggio di parlartene. I due amanti in tutti questi anni hanno vissuto insieme. Indisturbati, se ne stavano dentro quella casa. E in più si spiegherebbe un altro piccolo mistero. Quale? Beh, tuo padre in quella casa non ci faceva entrare nessuno. Ma lui era là dentro quando si è sentito male 1 mese fa. Il giorno che è morto, no? Beh, c'è stato qualcuno che ha chiamato l'ospedale e che ha fatto venire l'ambulanza d'urgenza. E quindi è evidente che non era solo. Certo, però io ero molto più vecchio di tuo padre. Siamo stati colleghi al liceo, ottimi colleghi. E quella ragazza, Glenda Mallory, è stata anche mia allieva. La stessa sera che sono arrivato, lei mi ha fatto quella strana telefonata, vero? Io ero molto legato a tuo padre. E ti ho cercato per tentare di aiutarti. Ora sei tu che cerchi me. Lei quindi poteva entrare in quella casa? Era il solo a poterlo fare? Sì, e il merito fu soltanto di una lettera che gli scrissi durante lo scandalo. Mi disse poi che era stata l'unica testimonianza di solidarietà. Tutti gli avevano voltato le spalle. Lei voleva dirmi qualcosa su quella ragazza? Beh, sì, la scorsa estate tuo padre si è lasciato sfuggire una cosa. Mi disse che c'era lei al piano di sopra di quella casa. Poi il giorno dopo si era pentito di avermelo detto e mi chiese di dimenticare. Io non gli ho dato grande importanza, lui non dormiva ormai da molte notti e ho creduto che avesse avuto un'allucinazione. Ma la sera prima che tuo padre morisse, io l'ho sentita. Era vero, io l'ho sentita al piano di sopra. E ho riconosciuto assolutamente la sua voce. Era proprio lei, credi? Portava un apparecchio per i denti che le rendeva difficile pronunciare correttamente certi suoni. Sono rimasto lì ad ascoltare un po' di tempo di nascosto, ma non c'erano dubbi. Era una voce inconfondibile. Ma tu pensa se fosse vero? Una donna che è stata nascosta dentro quella casa per 14 anni, che ormai è considerata morta da tutti. Pensa qual è il suo stato mentale adesso che il suo uomo non c'è più. Pensa a che cosa le può passare per la testa. Pensa alla sua disperazione. Pronto? Sì, mamma. No, non sono partito. Non ho potuto, c'è un problema con un documento. È probabile, sì, domani, dopodomani, forse. Non lo so, mamma. No, niente di grave, te lo direi. Smettila. Sì. Sì, te l'ho detto, niente di grave. Scusa, ma ho fretta, mi aspettano. L'unica spiegazione possibile è che sia davvero nascosta in quell'istituto. Se ci pensi coincide tutto, l'atteggiamento della madre, quello di Greg. Stai diventando pazzo. Se davvero sei convinto di quello che dici, devi andare alla polizia. Perché continui a credere che Glenda sia morta? Irvin, il professor Schudalter, è sempre stato considerato l'uomo più ingenuo di tutta la scuola. Bastava niente per fargli credere qualsiasi stupidaggine. E se trovo una prova vera? Di cosa? Là dentro. In quella casa, se trovo una prova che lei ci è vissuta. Qualunque cosa. Io non credo di poterti più aiutare. Hai paura di tuo padre?
Non ti spaventare. Sono io, Sybil. Cosa stai cercando? Chiudi la porta. Oggi alla biblioteca è venuto il tuo avvocato. Ha parlato con la direttrice. Dice che il lavoro è finito e che per domani vuole che riconsegni le chiavi. Ma io sono ancora a metà, non ho finito. Non ti preoccupare. Non c'è nessuna fretta. Ma forse posso aiutarti? Sì, forse puoi. Se Glenda ha vissuto davvero qui, andandosene via avrà fatto in modo di non lasciare nessuna traccia. Sì, infatti. Guarda invece cosa ho trovato in giardino. Una donna qui c'è passata di sicuro. Soffriva d'asma tuo padre? Sì. Era allergico a certi tipi di piante. Qui di una donna non c'è niente. Guarda che meraviglia. Le comperò mia madre l'ultimo Natale. Quando aveva ancora una famiglia. E fu allora che... È stato quando andammo dai miei nonni a Chicago, a Capodanno. E tuo padre rimase qui solo, vero? C'erano dei lavori del tetto da seguire. Era nevicato molto e in una stanza di sotto ci pioveva. E fu in quel periodo che Glenda riuscì a entrare qui dentro? Credo che dovesse venire a ritirare dei compiti corretti. Ma venne anche altre volte. Su, cerchiamo ancora. Era il tuo? Può darsi. Chissà perché lo ha tenuto. Forse perché era pazzo. Guarda. Cos'è? Niente, è una stronzata. Fermo un attimo. Cosa c'è? Il telefono. Lo senti? Lo dicevo io, tu che non ci credevi. Viene da quella parte.
allora che cos'è? È Danny! Io devo andare. Se vieni anche tu possiamo darti un passaggio all'albergo. Qui possiamo continuare domani. No, resto. E per adesso è meglio che nessuno sappia niente, capito? Nessuno. Capito. A domani. Ci sei? Tua madre ha già chiamato due volte, da Chicago, chiedendo di mio padre. Io le ho mentito, ho detto che non c'era, ma mi sembra molto preoccupata. Voleva sapere del documento. E poi, perché non sei ancora tornato? Io le ho giurato che non ne sapevo niente, ma credo che prima o poi ci riuscirà a parlare con lui. E allora... Su, torniamo in albergo. Andiamo, dai. No. Perché? Non posso. Non dirmi che hai trovato qualcosa. Guarda questa foto. Cosa vedi? Non lo so, una famiglia che festeggia il Natale. Quello sei tu, quando eri piccolo. Ah, e quello è tuo padre. C'è anche tua madre. Sì, ma guarda sopra di loro. C'è un lampadario. Sì, va bene. Allora? Cosa c'è sopra di loro? Un lampadario e poi? Le decorazioni. Che decorazioni? Sembrano delle decorazioni natalizie. Vieni. Lo riconosci questo ambiente? È lo stesso della foto, vedi? Mettiti esattamente qui. È qui che si è messo il fotografo quando ha scattato la foto. La catena è la stessa. E c'era appeso il lampadario di cristallo che adesso non c'è più, giusto? Sì. Va bene, adesso ti prego, sta ferma e non ti muovere. Sta ferma. Mi raccomando, immobile e in silenzio. Sentito? Cos'è? Sono quei campanelli d'argento. Quelle gocce di cristallo del lampadario. Quelle decorazioni natalizie che si muovono con la corrente d'aria. Sono le stesse cose che vedi in quella foto. Qual è il trucco? Nessun trucco.
Non c'è corrente. Non si muovono più. Ma questa cosa non ha alcun senso. Hai dormito qui. Danny ha scoperto una cosa fantastica. Ho parlato con un mio amico che lavora in questo settore. Quale settore? Questo. Ci sono delle grandi novità. Innanzitutto, la ditta che lo produceva ha cambiato modello e ha cambiato etichetta da quasi 11 anni. Questo tipo di smalto non si trova più in commercio. È stato acquistato allora. E poi sulla sua proprietaria sappiamo una cosa. E quale sarebbe? Beh, è chiaro. Lei è stata qui non molto tempo fa. E tu lo sai, dove l'hai trovato? Non spazzano chissà da quanto. Ne manca un bel po'. Quindi è stato usato. No? E allora? Pensa, se fosse stato usato, ci sarebbe entrata dell'aria. E anche se fosse stato richiuso molto bene, dopo al massimo 3 o 4 mesi, si sarebbe indurito. Seccato. Sarebbe stato da buttare. Invece questo è ancora magnifico. Come nuovo. Non pare ci sia nessuna attinenza fra il testo e quello che ha scritto ai margini. Solo birra calda. Mi dispiace. Qui scrive che Glenda ha paura. E lo ripete praticamente sempre, nelle ultime pagine. Ammesso che lei fosse davvero nascosta qui e capisse che mio padre era alla fine. Beh, che lei avesse paura è normale, no? Non avete fame? Tu hai detto che tuo padre era molto religioso, è vero? No, no, lui no. Tutta la sua famiglia lo era. Ma io credo che lui nel tempo lo sia diventato in modo strano, quasi maniacale. Ma solo dopo la morte di quella ragazza. Lui sentiva che era colpa sua. E ha scritto un'infinità di lettere a mia madre dicendole che questo suo isolamento era la giusta pena per la sua colpa. E magari invece Glenda era qui con lui. O così sembra da quello che scrive. Questo è un altro aspetto inspiegabile. Il perché abbia continuato a voler scrivere a mia madre del suo pentimento, continuando così a ingannarla, anche quando non serviva più. E mia madre, poveretta, continua a odiarlo esattamente come allora. Anche adesso che ormai lui non c'è più. Chissà, forse è così perché si sono molto amati. Forse. Se volete la birra fredda ci sarà da aspettare. L'ha riattaccato il frigo? Sì. Un'ipotesi come questa, di una ragazza di 16 anni, per quanto ne sappiamo anche molto carina, che per tutto questo tempo si chiude in questa casa, con un uomo, che ha quasi 3 volte la sua età. Sta in piedi solo se c'è una forma di costrizione o di plagio.
Sybil! Che cos'hai, Sybil? Di là! In cucina! Solo verdura è andata male. Mi ha toccata. Appena sono entrata. Mi ha toccata. Ma chi? Lei. Io non l'ho vista. Ma l'ho sentita. Sono sicura che è lei. Non ti preoccupare, Sybil. Va tutto bene. Sybil, adesso è finito tutto. Ma io devo sapere che cosa hai visto. Lo capisci, Sybil? Io non lo so. Ma so che lei è qui. Lo so. So che non se n'è mai andata. Sì, amore. Mi vieni qui. Va bene, adesso andiamo. Sto male. Troppo male. Gocce che cadono dal soffitto e non piove da diverse settimane. Quasi da un mese. Il lampadario, decorazioni natalizie che tintinnano, malgrado siano state staccate da molti anni. Smalto per le unghie, quel tipo non lo si produce più da 11 anni, eppure è ancora fresco, come se fosse nuovo. Betty Sarnoff vede Glenda e la riconosce subito, malgrado siano passati 12 anni. Il professor Schudalter ne riconosce subito la voce, e nel suo caso sono passati 14 anni dall'ultima volta che l'ha udita. E poi ancora, Sybil si sente sfiorare da qualcuno che passa veloce dalla cucina al corridoio. Il risultato è che tutti questi misteri sono intimamente collegati, seguono la stessa logica. Quale logica? Temporale. Sono tutte situazioni che si svolgono nello stesso momento, e cioè si sono verificate in un giorno e in un'ora precise. Esattamente nel momento in cui Glenda entrò per la prima volta in quella casa. In pratica stai dicendo che tutto quello che ascoltiamo e vediamo in quella casa è accaduto 14 anni fa, il 27 dicembre. C'è qualcuno lì? Vieni, siamo qua. È tutt'oggi che ti cerco, sai? Dimmi. Siccome c'è una buona notizia, volevo essere io a dartela. Quale notizia?
Voilà, c'est ici. Non guardare il giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura. Non gioire dei figli di Giuda, nel giorno della loro morte. Non spalancare la bocca, nel giorno della loro morte. Mamma, c'è Irving Crossley. Buongiorno. Il signor Crossley vuole sapere se sei contenta di quella donazione. Vuole che lo ringrazi. No, non è questo. Sono tutte infamie. Quelle che hanno messo in giro i tuoi parenti. Quello che hanno scritto sui giornali. La mia Glenda era una bravissima bambina. Lei non era mai stata come quelle schifose delle sue amiche. No. E tua zia ha avuto il coraggio di dire che era una troietta. E che era stata lei a fare la civetta con tuo padre, ad adescarlo come una puttanella. Ma solo io so cosa ha passato la mia povera bambina durante quei giorni tremendi, quando ha capito che nessuno l'avrebbe mai creduta. E la decisione che ha preso. Pensa al coraggio che ha dovuto avere. Non c'è la possibilità di un errore. E io avrei passato 14 anni in questo inferno se avessi potuto illudermi che non era lei. Per 2 mesi, quasi tutti i giorni, sono andata su quel pezzo di binario, pregando di trovare qualcosa che mi dimostrasse che quella non era Glenda. E invece di trovare quello che cercavo, ho trovato quello che non cercavo. Prima comunione li aveva scelti lei e piacevano così tanto. Mi perdoni. È che è strano per uno di qui andare fino a Clinton per uccidersi, non ti pare? Lei era molto legata a quel posto. Da piccola fu proprio là che vinse il primo premio per la più bella statua di ghiaccio. Aveva fatto un cigno, bellissimo. Ci andammo tutti là. C'era ancora mio padre allora e ci fermammo a dormire in albergo. Sai, non c'eravamo mai stati. C'era la TV in camera, il frigo bar. Mia madre dice che ha scelto di uccidersi là per questo. La famiglia unita. E lei c'era stata bene. Per questo ha scelto quel posto. Pronto? Ciao, sono Irving. Ah, era ora che ti facessi vivo. Devi dirmi una cosa, Danny. Voglio la data precisa e l'ora esatta in cui Glenda è scomparsa. L'ultima volta che qualcuno l'ha vista viva. Ma era su quei giornali che ti ho dato. E poi a cosa ti serve, scusa? Mi serve, ti dico! Va bene. Thank you.
sei? Sono qui. Cosa è successo? Adesso dovrebbe essere tutto a posto. Ho saputo che hai visto la madre di Greg. Sì, è tutto chiaro. E va tutto bene. Adesso va tutto bene. E quei rumori di ieri notte? Finiti. Non era niente, finiti. Perché non mi dici la verità? Non la potresti mai capire, Nora. Perché? È una storia d'amore troppo bella. Sai cosa sono questi? Capelli. Sì. Di una ragazza che doveva avere un figlio. Che aspettava un bambino. Irving, c'è tua madre al telefono, vieni. Pronto? Sì, va tutto bene, mamma. Sono venuto qui per firmare. Sì, adesso. Ma se tu non vuoi, mamma, io non firmo. Adesso lei non c'è più. Tu puoi tornare se vuoi. Possiamo tornare tutti. Lei se n'è andata, mamma. Possiamo tornarci a vivere insieme. Va bene, mamma, come vuoi. Va bene. Ma vuoi crema o nocciola? Niente, grazie. Potrei avere una penna? Certo. Eccola qua. Grazie. Sono contento della bella azione che fai aiutando quella povera gente. Sapete già a chi la venderete? C'è un'offerta dalla compagnia elettrica. Credo che ci faranno un deposito per gli autocarri. E così verrà abbattuta? Beh, sì. Tanto non credo che serva più a niente tenerla in piedi. La firma lì, dove c'è la crocetta a matita. Di tutta quella roba e dei libri di mio padre? Ci sono sempre delle ditte specializzate che si comprano tutto. E io credo che i Mallory almeno $300,000 se li faranno comodi. Quella ragazzetta, ammazzandosi, li ha sistemati per tutto il resto della loro vita. Ah, le chiavi? Quelle domani. Gliele ridò domani. Prima vorrei rimettere un po' in ordine. Non vorrei che quelli che l'acquistano si facessero un'idea sbagliata della mia famiglia. Ma dai, guarda che quelli che l'acquistano mica vengono in abito da sera. Quelli come minimo arrivano con le ruspe. Ma io ci tengo. Davvero. La mia famiglia in questa città è stata importante. Buonanotte.
Glenda, sei tu. Ho cercato di rielaborare tutti i dati che avevo. Li ho girati e rigirati in mille modi, ma non me ne è uscito assolutamente niente. Perché Glenda Mallory non c'è più, è morta. Era morta allora, 14 anni fa. Ormai neanche il ricordo di quel giorno c'è più. E presto neppure questa casa. Hai firmato? Con qui hai chiuso, allora? Sì. Io credo che nessuno di noi potrà mai spiegarsi una cosa di questo genere. Un giorno, un bambino venne accompagnato in auto dalla madre, in una città molto lontana, perché doveva andare a trovare una parente. Fecero un lungo viaggio e quel bambino non sapeva che sulla stessa auto stavano trasportando anche una ragazzina e il bimbo che aveva concepito. Nella città dove arrivarono c'era tantissima neve. I bambini facevano pupazzi e una giuria di donne assegnava i premi per i migliori. Questo bambino non vinse la gara. Non era bravo. Ma una delle signore della giuria, impietosita, gli diede un premio di consolazione. Lui aveva cercato di fare un'astronave di ghiaccio, coi cannoni e la bandiera. Ma non riuscì a farla vedere alla madre, che arrivò troppo tardi a prenderlo, quando ormai l'intero scafo era liquefatto. Questa è la data della scomparsa di Glenda, vero? E tu e tua madre eravate a Clinton quel giorno? Sì. È stata lei. È stata mia madre a ucciderla. Lo ha fatto qui nel garage, poi con la nostra auto. Ma no, non è possibile. Una volta laggiù l'avrà trascinata su un binario, avrà aspettato che passasse un treno. Ti rendi conto di quello che stai dicendo? Mia madre ci ha sempre voluto troppo bene. Ma hai delle prove oltre a questa medaglietta? Sì. Allora forse dovresti andare alla polizia. Alla polizia? Ma l'ha fatto per salvare la nostra famiglia. Per tenerla unita. Non riesci a capire? Puoi venire a casa mia adesso. Magari dormi un po'. Poi vedremo cosa possiamo fare. Non posso. Io non credo che tu debba stare qui da solo. E invece sì, Danny. Sai, fra qualche ora vengono quelli e mi cacciano via. Un tempo mio padre e mia madre si sono voluti tanto bene. Qui li invidiavano tutti. E dicevano che erano bellissimi. Troppo fortunati. Lo so. Chiedilo in giro. Certo. Noi siamo stati una grande famiglia. E tutti ci invidiavano perché ci volevamo troppo bene. È la verità.
Sveglia! È quasi pronto! Sveglia! Non è mica domenica, dormiglioni! Siete scesi? Pensavo che domani si potrebbe tornare al posto dell'altra volta. C'è meno gente, l'acqua è più pulita. Non si nuota meglio lì, papà? Lo dice anche Buddy che è un buon posto. E la mamma non ha il vento contro per il fuoco per le bistecche. Sì. Siediti lì, papà. Attento che è caldissimo. Mamma, abbiamo deciso di tornare là. E guarda che domani è il giorno che devo battere papà, eh? Sì, siediti lì. Vero, papà? Che domani ti batto? È per te, mamma. È tutta la panna che c'è. Ho pensato che se papà riesce a vendere quel bidone di falciatrice, l'hai detto tu, papà, no? E tu, mamma, ci fai mandare in anticipo i soldi di Natale dai nonni? Beh, forse riusciamo a comprarci quel gommone. Sono andato anche ieri sera a vederlo. È bellissimo, papà. E poi sotto il sedile di dietro c'è proprio il posto per stivarci la roba. Ci possiamo portare anche quel fornellino ad alcol. Così se peschiamo qualcosa ce lo possiamo cucinare. Che ne dici, mamma? Lo compriamo. Anche Buddy dice che è un affare.